Quando ti connetti a un social network, connetti anche la testa. Che bello usare il web per comunicare, cercare informazioni, postare idee ed emozioni attraverso parole, musica, foto e filmati. Con i social network ci divertiamo, costruiamo legami ed amicizie, riceviamo notizie dal mondo e possiamo perfino usarli per studiare e lavorare. Un mondo intero che oggi è sempre letteralmente a portata di mano grazie a smartphone e tablet. Un mondo che però può presentare anche qualche rischio. Intanto cerca di ricordarti che tutto quello che pubblichi probabilmente rimarrà lì per sempre e che puoi anche perderne definitivamente il controllo. Oggi magari sei contento che tutti possano leggere i tuoi pensieri o vedere le tue foto, ma domani? Prima di mettere qualcosa online, quindi, fatti qualche domanda, tipo: vuoi davvero che tutti sappiano certe cose di te? Cosa fai, cosa pensi, dove vai, con chi? Condividere certe informazioni è un'arma a doppio taglio. Ad esempio, è divertente scrivere che a una festa hai bevuto un po' troppa birra con gli amici e postare magari anche una foto o un video, ma cosa potrebbero pensare i tuoi genitori, i tuoi professori o addirittura chi domani ti farà un colloquio di lavoro? E poi, le cose che pubblichi possono offendere qualcuno? Sei sicuro che i tuoi amici siano contenti di vedere online foto in cui ci sono anche loro o che certe battute piacciano davvero a tutti? C'è un altro aspetto importante. Hai mai sentito parlare di ladri di identità? Persone che girano in internet per rubare i tuoi dati personali e usarli poi per tempestarti di messaggi o addirittura per compiere reati. Quando navighi, quindi, segui alcune regole per proteggerti dai malintenzionati. In primo luogo, stai attento a non comunicare a sconosciuti alcune informazioni molto personali, come il tuo indirizzo, il numero di cellulare o il numero di carta di credito, se ne hai una. E poi non accettare amicizie a caso. Avere molti contatti sui social network è bello, ma non puoi mai sapere con chi hai a che fare, se per caso ha cattive intenzioni. Infine, conserva solo per te la password di accesso ai social network e ricorda di cambiarla ogni tanto. E cerca di usare password differenti per accedere a siti diversi e alla posta elettronica, perché altrimenti rubata una password, rubate tutte. La miglior difesa è informarsi. In ogni social network c'è una pagina che spiega come vengono gestite le notizie che ti riguardano. Cerca di leggerla, scoprirai cose molto importanti. Cerca anche di capire come fare per proteggere la tua riservatezza, controllando le tue impostazioni privacy. Se vuoi andare sul sicuro, in pochi clic puoi decidere che certe informazioni possono vederle solo i tuoi amici e non anche dei perfetti sconosciuti. E se ti dà fastidio essere bombardato di messaggi pubblicitari quando ti iscrivi a un social network, fai attenzione alle condizioni d'uso del servizio. Ad esempio, verifica se puoi impedire che i tuoi dati personali possano essere usati per inviarti pubblicità indesiderata. Se hai bisogno di aiuto per proteggere la tua privacy o per avere informazioni utili per navigare in sicurezza, puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali. Ma ricorda sempre, il miglior garante della tua privacy online sei tu.